il mio essere, io ho sempre avuto il massimo rispetto di tutte le opinioni, di tutte le scelte delle persone. Libertà di opinione, di pensiero per tutti. Posso non condividere delle posizioni, ma le rispetto. Però per me diventa difficile affrontare questo argomento, anche partendo da un presupposto che parlare della sofferenza degli altri è assolutamente difficile, non è un esercizio intellettuale, è un argomento di una profondità assoluta. Però io per il mio credo, per la mia conoscenza, per il mio essere, io ho delle esperienze di persone che ho conosciuto che attraverso la sofferenza, profonda sofferenza, dolore fisico importante, si sono affidati a Dio. Io sono un credente, felice di esserlo, continuerò a esserlo e più ci credo e più sono felice di questa mia scelta, dove l'uomo sofferente si affida nella preghiera e a Dio. E ne ho conosciuti tanti, per me questi sono i testimoni. È un'esperienza mia personale, ognuno è libero di pensarla come crede, ognuno può decidere come meglio crede. Non voglio sindacare che la mozione presentata sia sbagliata, ripeto, ho il massimo rispetto di tutte le opinioni di tutti e delle scelte, ma in questo caso, proprio per la mia natura, per quello che dicevo prima, mi diventa difficile sostenere questa mozione. Vorrei parlare per ore di questo argomento, sulla sofferenza umana, sulla presenza di Dio, sulla preghiera. Non lo faccio, perché sono anche dei ragionamenti molto intimi, però su questa mozione io sono davvero in difficoltà e ripeto, massimo rispetto per tutte le opinioni, massimo rispetto per chi fa determinate scelte, la mia è una scelta diversa, tutto qua. Grazie. Ho una visione della vita e della morte diversa e rivendico questo diritto di poterlo manifestare. Lo ribadisco, ognuno è padrone di scegliere e di votare come meglio crede. Io l'ho spiegato prima, non voglio annoiarvi con dei discorsi né di filosofia né di teologia né di religione spiccia, ma io sono fatto così. Io ho un credo, ho una visione della vita che non mi porta come dire, votare a favore di questa mozione, non mi dilungo, non mi ripeto, io ho una visione che è diversa e rivendico il diritto di poterla manifestare. Questo non significa che io sono contro, che sbagliate, che non è giusto, che ci sono dei diritti. Certo, ci sono dei diritti di tutti. Ma c'è anche il mio diritto di poter manifestare liberamente ciò che penso. Per una cosa, io anche ho assistito, ho visto persone sofferenti di malattie di tumore, che sono state affiancate da persone di fede, che le hanno accompagnati con la preghiera alla morte, che poi per me questa morte è l'apertura di una vita eterna. Io sono un credente e questo dico perché io ci credo fino in fondo. Il mio voto sarà un voto di astensione. Grazie.